Carlo Bosetti e io, la Fondazione per le Scienze Religiose e Reset Doc, sono molto lieti che abbiate accettato l'invito a venire a questa giornata di colloquio in senso proprio e, se ci riusciremo, anche speriamo abbastanza profondo. Questa giornata nasce da uno scambio di mail avviato con Massimo Campanini all'indomani delle stragi di Parigi e degli assassini alla redazione di Charlie Hebdo, alla stazione di Montrouge e all'Hypercacher della Port-de-Vincennes. Da quello scambio, che ha coinvolto varie delle persone che quest'oggi ascolteremo e che sono qui, era emersa l'idea e la convinzione che fosse possibile, e dunque che fosse anche necessario, provare ad affrontare i problemi che sono nati da quei delitti, la discussione che è nata attorno a quei delitti, facendo ricorso al sapere e allo specialismo. Uscire dunque dall'idea che le questioni che lì erano affiorate, quelle del fondamentalismo, della radicalizzazione violenta all'interno dei mondi religiosi, che fossero un problema di polizia che riguardava una minoranza, e tentare invece di affrontarli, non per negare che quella dimensione esista o abbia un rilievo, tentare invece di affrontarli usando lo specialismo, la conoscenza, la risorsa del sapere. E per Reset questa è una vecchia abitudine, se posso dire così. I seminari che Giancarlo Bosetti ha organizzato da tempo a Istanbul e anche di recente a New York sul tema delle guerre di religione sono stati un modo di fare questo, sfruttare fino in fondo tutte le risorse possibili del comparatismo, dell'analisi politico-filosofica, storico-teologica per affrontare i problemi. E per noi qui è anche questa un'abitudine vecchia, il tentativo di riflettere sul tema del pluralismo religioso ha avuto qui voci importanti e sforzi in ogni caso generosi, primo fra tutti quello di Pier Cesare Bori, che anche quest'oggi vogliamo ricordare. E per me, se posso aggiungere un dato più personale, in questo c'è anche una speranza che non ho ragione di non confessare apertamente. C'è la speranza che quello che noi qui oggi proviamo a fare, cioè mettere lo specialismo a contatto di una discussione pubblica, senz'altro incandescente, delicata e difficile, che questo possa essere un cammino che dura. C'è un strumento che l'Unione Europea ha attivato nel corso degli ultimi lustri, lo strumento delle infrastrutture di ricerca, che è stato pensato dalla Commissione Barroso e ripreso dalla Commissione Juncker come uno strumento per affrontare i grandi nodi della scienza, le grandi sfide della scienza. Quindi si fanno infrastrutture di ricerca per fare raggi laser, per fare dei metalli, per trovare delle molecole che ci facciano campare un sacco di anni o che ci facciano diventare meno scemi anche in età giovanile, e tutta questa serie di cose che di sicuro hanno un enorme impatto pubblico. Noi siamo convinti che l'Europa debba avere un'infrastruttura delle scienze religiose, debba affrontare questi problemi non sulla base del gioco e del cocktail fra le paure e le rassicurazioni di breve, i formalismi giuridici e le incompetenze più o meno ciarlatane, ma debba fare un grande sforzo e un passo avanti in una direzione di mettere in connessione, collegare, far circolare idee e conoscenze delle cose. E quello che dobbiamo fare oggi su blasfemie, diritti e libertà e questo tipo di sforzo. Di questo credo che ci sia bisogno a tutti i livelli, anche rispetto ad una caratteristica dello stato attuale dell'incontro, dell'esperienza, dell'altro, della conoscenza reciproca fra grandi comunità che hanno un rapporto con la fede o no, e cioè il cammino che possa servire a fare quello che
con un'espressione che per me un senso ce l'ha, è un secondo miglio del dialogo e dell'incontro fra le fedi. Tutti quanti ricordate il versetto di Matteo 5, 41, se uno ti angaria per fare un miglio con lui, tu fanne due. L'esperienza che le fedi hanno fatto l'una con l'altra, senza eccezioni e senza nessuna possibilità di innocenza, è quella di essersi molto angariate per fare un miglio insieme, un miglio che andava nella direzione della crociata, che andava verso le camere a gas di Auschwitz, che andava verso gli orrori che tutti quanti abbiamo visto e continua a perpetrarsi a tutte le latitudini, e con una forma di democratizzazione della violenza che non lascia eccezioni. Basta pensare a quello che accade oggi in Ucraina, su confini che da 400 anni vedono i cristiani combattersi di confessione diversa. Bene, il secondo miglio di questo processo che abbiamo visto crescere nel Novecento, che è un processo di pacificazione, di riconciliazione, di comprensione fra le comunità di fede, qual è? È una domanda alla quale non credo possiamo dare una risposta prima di aver provato a fare qualche passetto. Quello che cerchiamo di fare oggi è un passo in questa direzione. La prima sessione di quest'oggi sulla Semie e Scritture la podera Piero Stefani, che ringrazio ancora voi, e gli do la parola.